Benvenuti a Gerusalemme Liberata, la nuova rubrica di TGCom 24. Gerusalemme Liberata è il poema eroico scritto da Torquato Tasso a fine del 1500, che racconta le vicende di Gerusalemme durante la prima crociata nel 1099, un riferimento letterario che rievoca guerre, battaglie, amori di un tempo lontano. Noi ora ci troviamo sul Monte degli Ulivi, proprio di fronte alla città vecchia di Gerusalemme. Gerusalemme è una città contesa. Gli ebrei la chiamano Yerushalayim e la considerano l'eterna e indivisibile capitale dello Stato di Israele. Gli arabi musulmani la chiamano Al-Quds, la Santa, e la ritengono la capitale del futuro Stato di Palestina. Per i cristiani invece è semplicemente Gerusalemme, il luogo dove Gesù Cristo è morto e risorto. Oggi nella prima puntata partiremo dal cuore di Gerusalemme, dalla città vecchia, un luogo formato da quartieri, il quartiere cristiano, il quartiere musulmano, il quartiere armeno e il quartiere ebraico, dove la gente è nata, vive e lavora. Non racconteremo nel dettaglio tutta la storia dei quartieri, ci vorrebbero giorni per farlo, ma daremo uno sguardo attraverso le voci di chi nella città vecchia vive, lavora e prega. Andiamo a vedere insieme. Esploreremo sarà quello cristiano. A farci da guida sarà Frajad, francescano della custodia di Terra Santa, nato e cresciuto tra questi vicoli. Sono della custodia di Terra Santa, sono di Gerusalemme, sono gerusalemitano. Andiamo a fare un giro nel quartiere cristiano in Città Vecchia. Vecchia sono 500 quasi famiglie, qui totale cristiani non arriviamo a 10.000, perché la percentualità è molto diminuita a causa delle guerre. E noi come cristiani in tutta Palestina e Israele non arriviamo all'1%. Nella città vecchia la croce di Terra Santa ha lo stemma della custodia per indicare qui la proprietà della custodia di Terra Santa, dei frati francescani. Significa che questa casa è proprietà dei frati. Dei frati. Per non permettere alla gente di vendere la casa, noi diamo un foglio che loro abitano nella proprietà della custodia, però la usano loro. Poi questo viene per generazione in generazione, muore una famiglia e entra un'altra. Le case sono piccole, antiche, non è che sono non più grandi di 50 metri. Sono piccole. Raro che arriva a 60 o a 70. Raro. E come i frati abbiamo il diritto, cioè abbiamo il dovere di riparare le case nostre, altrimenti cadono. Case antiche erano rivolte male e la custodia ha ripensato di fare la restaurazione. Il problema in città vecchia è che sono tante scale, perciò noi gerusalemitani siamo abituati alle scale, invece chi vengono pellegrini o stranieri è molto difficile per loro, sai. Hala Marwan, tamam, alhamdulillah, minih mashi halo. I giovani sono pochi che vogliono rimanere in città vecchia, perché per comodità, non per una questione politica o economica, che il problema in città vecchia non c'è parcheggio per la macchina, questo è il problema. Andrebbe molto bene per loro anche, però uno vuole la macchina, sai, una cosa, questione di... Una cosa di, pratica. Ma me ne crede Alena. Qui la casa dei miei nonni, che adesso abita mio zio. Qui dove sono, ho vissuto, ho cresciuto, qui la casa dei miei. E questo, per dirti, il quartiere più preferito per me, perché io ho vissuto questo quartiere. Casa mia vicino alle mura. S-
sono gli unici case che sono vicino alle mura. La città vecchia è città vecchia, unica nel mondo. Nei negozi del quartiere le tradizioni si tramandano di padre in figlio. I negozi di crocifissi e presepi sono tanti, soprattutto nella zona attorno al cuore del quartiere, il Santo Sepolcro, la chiesa dove secondo la tradizione cristiana è morto e risorto Gesù. Però dico, quando passa un cristiano di qua, sempre deve fare il segno della croce per dire sono fiero. Però in questo momento stiamo sentendo il canto del muezzin davanti al Santo Sepolcro. Sì, questa è ogni chiesa vedi una moschea, questa è una tradizionale in città vecchia. Dove c'è una chiesa c'è una moschea. Nel quartiere cristiano è infatti possibile vedere non solo una moschea, ma anche qualche casa abitata da musulmani e una scuola ebraica. E qui per esempio una famiglia musulmana. Quindi al secondo piano sono musulmani, al primo sì. Sono cristiani. Il legame dei cristiani con il quartiere è fortissimo. Le croci e le immagini della Madonna e di Gesù che costellano le mura del quartiere sono ovunque. Qui sono molto devoti della Madonna. Puoi insultare tutti tranne la Madonna. Noi abbiamo difficoltà qualche volta quando anziani non hanno parenti o famiglie o nipoti, prenipoti, allora la custodia pensa, il parroco pensa di portare questo anziano a casa di riposo. Qualche volta vedi l'amarezza nel cuore di uscire dalla città vecchia, cioè per dire preferisco morire in città vecchia che uscire fuori, perché si è abituato nella città vecchia. Ti ho detto, come un pesce lo togli dall'acquario, ma un altro acquario muore. Di qua si va al mercato, cioè Porta Damasco, attraversando anche il quartiere musulmano. I quartieri della città vecchia sono tutti collegati l'uno all'altro. Ora, seguendo il canto del muezzin che state sentendo in questo momento, stiamo entrando dentro al quartiere musulmano per incontrare i negozianti che lavorano e vivono in quello che è il quartiere più grande di tutta la città vecchia di Gerusalemme. Nel cuore del mercato incontriamo Khaled, 70 anni, che dal 1967 lavora in questo negozio di souvenir, specializzato nella vendita di prodotti madreperla. Ad Al-Quds? Questo è Gerusalemme. Ah, è del Quds. Certo, è Gerusalemme. È fatta telienia. È fatta d'argento. Argento italiano, mentre la madreperla è palestinese. Tutto è bello nella città vecchia, ma il posto che preferisco è il mio negozio, dove ho lavorato per tutta la vita. Ci ho passato tutto il mio tempo, è come fosse casa mia, piccola ma comoda, e dove sono felice. Per me è più bella di tutti i castelli dei re messi assieme. Questo negozio è il più bello della città vecchia e qui mi sento quasi come un re. Questo è un Corano fatto con la madreperla. È prodotto a Betlemme. Io vendo oggetti e souvenir per i musulmani e per i cristiani. Guarda, qui ho un Vangelo. È fatto di madreperla palestinese. Per noi non c'è differenza fra quartiere cristiano e quartiere musulmano. È una divisione quasi razzista della città, perché qui i musulmani vivono a fianco ai cristiani. E anche nel quartiere cristiano alcuni negozi e case sono di musulmani. Io sono musulmano, ma il mio vicino di casa, qui di fronte, è cristiano. I rapporti sono più difficili con gli ebrei, attriti di carattere politico e commerciale. I turisti che vengono a Gerusalemme vengono portati a comprare soprattutto nei negozi degli ebrei. Ora gli affari non vanno bene. Anni fa si lavorava molto di più. C'è poi il muro costruito dagli israeliani che separa Israele dalla Cisgiordania, che impedisce di muoversi liberamente. Tu sei europeo e puoi muoverti da uno stato all'altro senza visto. Noi palestinesi no. Senza passaporto siamo come prigionieri. Ma io spero che in futuro ci sia la pace e che la situazione migliori. Nonostante le difficoltà, Khaled non ha dubbi su quale sia il posto più bello del mondo. Nessun altro posto è più bello della Palestina. La Palestina è il paese più bello del mondo.
pensa che tutti sono passati da qui, eroi, guerrieri, esploratori. Questa città è legata ai più importanti profeti, Maometto, Gesù, Mosè, e per questo è la città più bella del mondo. Il quartiere musulmano della città vecchia è la zona dove le tensioni possono esplodere da un momento all'altro. Qui i militari israeliani controllano continuamente i documenti dei residenti. Per la comunità internazionale la città vecchia si trova in territorio palestinese occupato, mentre per Israele si tratta di parte integrante della sua eterna capitale. E questo è uno dei motivi alla base del conflitto israelo-palestinese che dura da decenni. Ma il quartiere musulmano non è solo tensione, è anche il quartiere dei mercati, delle spezie e la zona dove si possono comprare i dolci più buoni di tutta la città. È qui che si trova Jafar, uno dei negozi più conosciuti dai turisti. Pochi invece conoscono questo piccolo negozio ai piedi della nona stazione della Via Crucis, dove passano i pellegrini. È il negozio della famiglia Zalatimo, che da 159 anni sforna i migliori dolci della città. Da America! Ho clienti che vengono dall'America, conoscono il mio negozio, vengono qui per mangiare i miei dolci. Mio nonno ha aperto il negozio tanto tempo fa, nel 1860. Vedi? Mio nonno usava quel forno a legna. Io invece uso questo forno moderno. Qui prepariamo tutti i tipi di dolci. Baklava, graibe, namura, mutabak. Ma la specialità nostra è proprio il mutabak. Questo è il mutabak che facciamo noi, fresco. Il mutabak, secondo la ricetta della nostra famiglia, gli Zalatimo, lo puoi mangiare con noci o formaggio. Cheese or nuts. Questo è un dolce tipico di Gerusalemme. Preparo tutto usando solo acqua e farina. Si fa tutto con le mani senza usare macchine. Mio papà, Haj Abu Ali, mi ha insegnato il mestiere. Ero piccolo quando ho iniziato e ho passato tutta la mia vita qui dentro questo negozio. Questo negozio è la cosa a cui sono più affezionato. Mi piace lavorare qui. Per tutta la vita ho lavorato qui. Ora ho 50 anni e ho un figlio a cui sto insegnando lo stesso mestiere. La preghiera dell'alba la faccio a volte a casa e a volte alla moschea di Al-Aqsa, qui vicino, sulla spianata delle moschee. Siamo aperti tutti i giorni. Il venerdì, il giorno della preghiera, esco e vado alla spianata delle moschee. Prego, poi torno, apro il negozio e riprendo a fare i miei dolci. Non hai nemmeno un giorno intero di riposo? No, no, nessun giorno di pausa. Ti piace proprio il tuo lavoro? Certo che mi piace, sia lode a Dio. Evviva il business! Questi sono per me, li porto a casa. La città più bella del mondo? Al-Quds, Gerusalemme. Se ti chiedessi di cambiare città? Mai, mai e poi mai. Qui a Gerusalemme c'è la moschea di Al-Aqsa dove posso andare a pregare. La moschea di Al-Aqsa, hai capito? Non cambierei posto per niente al mondo. Voglio restare qui per tutta la vita. Tutta la città vecchia, che si estende in meno di un chilometro quadrato, è tutta un saliscendi. Noi ora stiamo salendo le scale per andare diretti al terzo quartiere della città, il quartiere ebraico. La nostra guida Sara Shoshi, originaria degli Stati Uniti, insegnante in una yeshiva, una scuola religiosa. Venite a conoscere il mio quartiere. Vivo qui da 31 anni. Siamo arrivati un mese prima dell'inizio della prima intifada. Molti di questi palazzi sono costruiti su rovine. La Giordania ha controllato questa zona dal 1948 al 67. In quel periodo agli ebrei era vietato entrare nella città vecchia. Allora hanno distrutto tutto il quartiere, comprese le nostre sinagoghe. E quando siamo tornati nel 1967 abbiamo iniziato a ricostruire.
vedo i miei figli che giocano qui, vanno in bici o sui pattini, gli dico sempre: voi state giocando tra le rovine dell'impero romano. È il posto ideale per i bambini per imparare la storia. Qui hanno camminato i profeti. Geremia è passato di qui, Isaia ha camminato qui, anche il profeta Osea, Zaccaria e anche re Salomone. Se 650 famiglie vivono qui, in media ogni famiglia ha 10 figli, io sono sotto la media, ho solo 5 figli e 7 nipoti. Questo è un negozio speciale, sono autorizzati a prendere alcune pietre dalla zona del Monte del Tempio e produrre gioielli davvero unici. Dove siamo? Qui, di fronte a noi c'è la sinagoga Ramban. Questa è la riproduzione della menorah, che si trovava all'interno del Tempio. Le sue dimensioni sono esattamente quelle descritte nella Bibbia. Se il Tempio verrà ricostruito, questa menorah potrà di nuovo essere usata. È fatta di oro, oro vero. Il quartiere ebraico sembra più moderno rispetto agli altri perché è stato ricostruito e ristrutturato dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Fu allora che tutta la città vecchia, rimasta sotto il controllo della Giordania dal 1948, venne conquistata da Israele. Ogni edificio nasconde veri e propri tesori archeologici. Sotto la scuola dove insegna Shoshi è possibile vedere resti e mosaici che risalgono al Secondo Tempio, oltre 2000 anni fa. Queste erano le case dei sacerdoti all'epoca del Secondo Tempio. Il Tempio non era lontano da qui, dall'altra parte della strada. I sacerdoti vivevano in questo quartiere aristocratico, in case molto grandi. Leggete i testi sacri e guardate attorno a voi. Questi sono i posti di cui parla la Bibbia. E la gente dice: cavolo. Oh my gosh! Quando lo vedi con i tuoi occhi non puoi dire che... wow! Ho lasciato la mia famiglia in America e sono venuta qui. Sento che sto seguendo le orme dei miei antenati. Ora cammineremo per alcuni stretti vicoli del quartiere. Questa è la strada più vecchia del quartiere ebraico, costruita all'epoca dei crociati. Miklat significa rifugio antimissile e l'indicazione per raggiungerlo. Abbiamo avuto tante guerre e abbiamo bisogno di un rifugio per ripararci dalle bombe. Ogni casa abitata da ebrei ha un mezuzah come questa. Al suo interno c'è la Shema Israel, una preghiera importantissima. Quando entri in casa o quando esci, ti farà sempre ricordare le parole della Torah. Questo è in assoluto il posto che preferisco in tutto il quartiere ebraico. È un verso tratto dalla Bibbia, dal libro del profeta Zaccaria. Dice: un giorno gli anziani siederanno nelle piazze di Gerusalemme e cammineranno con i loro bastoni. Le strade della città saranno piene di ragazzi che giocano. Io guardo qui e vedo la profezia che si è realizzata. Stiamo realizzando un miracolo. Questo mi dà la forza per vivere qui. Questo è un posto come nessun altro. Il luogo davvero speciale per ogni ebreo di tutto il mondo. Mio padre è sopravvissuto all'Olocausto. I miei nonni sono stati uccisi a Auschwitz. Mi chiedo sempre cosa stavano pensando mentre camminavano verso le camere a gas. Non so cosa stavano pensando, ma so cosa non potevano pensare. Allora non potevano immaginare che un giorno avrebbero avuto una nipote che vive nella città vecchia di Gerusalemme, di fronte al Monte del Tempio. Nel 1942, quando sono stati uccisi e sono diventati fumo, chi avrebbe potuto sognare che gli ebrei sarebbero tornati qui a Gerusalemme e avere un loro stato? Il quartiere cristiano, quello musulmano e quello ebraico sono i più conosciuti dai turisti e dai pellegrini che visitano Gerusalemme. Meno conosciuto, perché in parte chiuso al pubblico, è il quartiere armeno, l'ultima tappa del nostro viaggio. Il rumore e il viavai di gente che caratterizzano gli altri tre quartieri sembrano lontanissimi appena si arriva nell'area abitata dai cristiani armeni. Qualche negozio di ceramiche e qualche taverna armena sulla strada circondano un quartiere che ruota attorno alla cattedrale di San Giacomo, là dove ogni giorno 60 giovani seminaristi si dirigono in fila per celebrare la messa.
al discepolo di Gesù, protettore di viandanti, pellegrini, cavalieri e soldati, morto come martire, decapitato nel 44 d.C. a Gerusalemme. Secondo la tradizione, le sue spoglie sono state portate in Spagna, a Santiago di Compostela, nella chiesa che dal Medioevo è meta di pellegrinaggi. La testa del santo è però rimasta qui, come ci racconta George, 72 anni, storico archivista del quartiere armeno. Questa è la camera dove è seppellita la testa di San Giacomo. È il luogo di fondazione della chiesa, che è stata costruita nel V secolo. San Giacomo è il santo patrono della fratellanza locale armena. La sua testa è stata sepolta proprio qui. Quattrocento persone vivono nell'area del monastero. In tutto il quartiere vivono 1500 armeni e 1500 arabi cristiani. In tutto siamo circa 3000. Qui siamo nel cortile del monastero. Originariamente veniva usato per accogliere i pellegrini. Nel 1800 era ancora il più grande ospizio per i pellegrini. Abbiamo alcune centinaia di stanze. Dopo il genocidio armeno del 1915, quando sono arrivati qui i rifugiati e tra loro c'erano anche i miei genitori, questo posto è cambiato ed è diventata una zona residenziale. Questo è il cortile centrale dove giocano i bambini. Abbiamo altri 20 cortili come questo all'interno del quartiere armeno. Come vedi, è un quartiere residenziale, non ci sono negozi qui. Keep shops here. Nessun negozio, ma solo case, scuole e anche un campo da calcio restaurato grazie all'aiuto dell'Italia. Il governo italiano ha finanziato il nuovo fondo del campo in erba sintetica. È il campo più moderno di tutta la città vecchia. We are walking here into... Ora stiamo entrando nella biblioteca. Library, which is a private... È privata, ma aperta al pubblico. Qui abbiamo il primo libro armeno che è stato stampato nella storia. È stato pubblicato a Venezia nel 1512. La storia è una materia davvero eccitante. A volte è come l'oppio. Opium, no? Perché ti può trasportare lontano dai problemi quotidiani. È un mezzo gratis che Gerusalemme ti offre per evadere un po' da qui. Anche per George, come per tutte le altre persone che abbiamo incontrato nella città vecchia, il legame con il quartiere è viscerale e il suo posto preferito in città non può che essere lì dove ha passato gran parte della sua vita. Il posto che preferisco è questo cortile qui. Ci ho passato tutta la mia infanzia. È bellissimo camminare qui di sera. Una delle cose che preferisco di questo quartiere è la calma e la serenità. Alla fine di ogni giornata, tutti qui abbiamo bisogno di liberare un po' la mente. Non per allontanarci dalla città, ma per lasciare da parte la politica. Questo è il posto dove passo le più belle ore pensando a posti lontani da Gerusalemme. In questa città si alternano periodi di serenità e di tensione. Io ho 72 anni e dopo aver vissuto qui gran parte della mia vita sento più che mai l'esigenza della pace. Oggi però Gerusalemme sta perdendo la sua innocenza, ma io spero che possa diventare una città più diversa, meno legata alla politica e più sacra. La prima puntata di questa rubrica da Gerusalemme finisce qui. Vi saluto dicendo salam e shalom, due parole che in arabo e in ebraico significano pace. Arrivederci e buon proseguimento con l'informazione di TG Com 24.